io voglio leggere questo da parte di Dio, da avere un santo timore. Questi sono i ciechi e gli zoppi che non entreranno giammai. Dice qui, ma quanto ai godardi, ripeto, i godardi sono quelli che si seggono sul recinto di confine e vogliono essere bravi, non vogliono condannare nessuno. Non condannando nessuno si condiscende con i malvagi. Noi siamo soldati di Cristo, non possiamo stare sul recinto del confine che non cadiamo né a una parte né all'altra. Quando uno non cade, fratelli e sorelle, né da questo lato né da quel lato, e vogliono essere bravo con i due lati, quelli sono che in Apocalisse 3, nella lettera di Laodicea, Gesù dice: o foste pur tu freddo dal lato negativo o fervente dal lato positivo, ma perché ti mantieni lì sopra? Perché sei tiepido, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca, dice il Signore. E quindi i godardi sono coloro i quali vogliono essere bravi con tutti, sapete, ma poi si fanno bravi con il diavolo e non si fanno bravi con Dio, i godardi. E chi vi parla ha abbastanza esperienza di questi godardi, che mille volte nel passato hanno detto: va bene fratello, ma che dobbiamo fare? È meglio che io non voglio fare male a nessuno, non mi sento di condannare. Non sei tu che condannerai, è la parola di Dio. E se tu sei trovato in cammino nella parola di Dio, vedrai che automaticamente ti metterai all'aperto. E voglio anche dire, noi non siamo stati chiamati nell'opera di Dio per stare, come si suol dire, di stare così seduto davanti alla televisione, e non voglio essere contro né l'uno né l'altro. Noi siamo chiamati ad essere soldati di Cristo. Noi siamo chiamati a combattere per la fede che ci è stata una volta insegnata. E se noi non vogliamo combattere, la parola di Dio dice che uno non è coronato se non ha legittimamente combattuto. Se a voi non fanno ebbrezze quelle parole e non vi diano timore di Dio, qual è il sintomo che voi già vivete nella perdizione? È necessario che noi ci mettiamo da un lato, e che sia il lato di Cristo, e allora combatteremo per la fede che ci è stata una volta insegnata. Quindi i godardi non entreranno, dice qui. Ma quando ai godardi,